alcuni reality. Dopo una lunga serie di audizioni, gli Herbert individuano le 5 prescelte. Le 5 che abbiamo scelto con le audizioni erano Victoria, Mel C, Mel B, Emma e Jerry. Ancora oggi non capisco come Jerry sia entrata nel gruppo e abbia superato tutte le fasi delle audizioni. Perché aveva meno talento delle altre e addirittura si è presentata a uno dei provini. Ma non è vero. Ogni volta tirava fuori una scusa. Ad esempio che aveva la laringite o la varicella, eccetera. Eppure ha avuto una corsia preferenziale. Un giorno le ho chiesto come si chiamava e mi ha risposto Jerry. Posso essere giovane quanto vuoi, magari una sedicenne dalle tette grosse. Insomma, decidi tu la mia età. Gli Herbert chiamano il gruppo Touch e trasferiscono le ragazze in una casa di Maidenhead, una città non lontana da Londra. Quando scegli delle ragazze, ma vedi, parti male, si innescano delle dinamiche interessanti, succedono tantissime cose. Vedi come interagiscono con i loro diversi caratteri, eccetera. Entrano in gioco dinamiche differenti che non si verificano in relazioni normali o tra amici. Da quando si sono ritrovati insieme in una casa in mezzo a nulla, hanno dovuto fare amicizia e andare d'accordo. Fatti dare un bacio. È stato un periodo molto interessante. Ha funzionato e chi gli è stato vicino ha notato l'unione di questi caratteri diversi tra loro. Le ragazze hanno il solo obiettivo di diventare famose. Melanie Chisholm, Emma Barton e Victoria Adams studiano già in scuole dello spettacolo. Melanie Brown lavora come ballerina in un villaggio turistico, mentre Jerry Halliwell fa la valletta in un quiz televisivo in Turchia. Gli Herbert sono decisi a far avere successo alle ragazze e iniziano a convincerle subito al lavoro. Si alzavano e andavano in palestra, tutte insieme nella macchina ammaccata di Jerry. Se non sbaglio era una Fiat. Andavano ad allenarsi e dopo essere state in palestra si recavano allo studio, che si trovava a Nephil, un posto chiamato Trinity Studios. Era il luogo ideale per noi per stare lontano da Londra e da occhi indiscreti. Lì potevamo fare quello che dovevamo fare. Poiché le ragazze hanno personalità individuali molto forti, gli Herbert decidono di chiamarle Spice. Dopo 10 mesi di prove quotidiane, le ragazze insistono con gli Herbert per registrare una demo. Stavamo cercando di tenerle a freno perché pensavamo che non fossero pronte. Non avevamo ancora iniziato il processo di trovare le canzoni, definire la loro musica e tutto questo genere di cose. Nel dicembre del 1994, gli Herbert invitano alcuni personaggi di spicco ad assistere alla prima esibizione delle ragazze. Quando hai delle personalità così forti e le tieni chiuse in una gabbia, nascoste, è come stappare una bottiglia di champagne. La rigida tabella di marcia delle ragazze funziona. L'esibizione è un grande successo e le Spice scatenano un improvviso terremoto nell'industria discografica. Quando ero più giovane e vivevo a Sheffield, loro erano le tipiche ragazze che si sedevano sul piano superiore dell'autobus e facevano rumore. Ti veniva voglia di allontanarti. Avevano una grande forza e presenza. Si avvertiva la sensazione che stessero invadendo la scena musicale del pop. Le ragazze sono desiderose di entrare nel mondo della musica, ma al momento i manager offrono loro solo un accordo verbale. Nonostante le Spice insistano per avere un contratto, gli Herbert si rifiutano. Le ragazze hanno dei sospetti sulle loro motivazioni, così cominciano ad architettare un piano di fuga. Gli Herbert percepiscono l'insoddisfazione delle allieve, ma prenotano comunque una sessione di scrittura di canzoni per loro. Durante quella settimana le ragazze hanno litigato molto e ci sono stati tanti problemi durante le prove e sembrava che tutto stesse crollando. Ho ricevuto una chiamata dallo studio prenotato per le ragazze e quel tizio mi ha detto: Elliot, sono Davey e chiamo dallo studio in fondo alla strada. Ci sono qui due band con cui devi lavorare domani che vogliono parlarti. Erano Jerry e Mel B e Jerry mi ha detto che dovevano vedermi. Ho accettato, ho dato loro il mio indirizzo. Sono venute e mi hanno detto che volevano chiedere qualcosa. Volevano licenziare il loro manager l'indomani e sapere se avrei lavorato comunque con loro.
Ho risposto, sì, certo, non conosco il vostro manager, ma sicuramente lavorerò con voi. Non sono affari miei. Senti, siamo venute qui a Sheffield perché non volevano darci il tuo numero di telefono e così ti abbiamo cercato nell'elenco. Ho risposto che non c'ero nell'elenco e loro, l'abbiamo capito 3 ore fa. Papà ti sta facendo un servizio fotografico. È stato un assaggio della loro energia. Il giorno dopo è stato strano. Perché Bob, il padre di Chris, mi ha chiamato per dirmi che le ragazze non venivano a causa dell'influenza. Ho pensato, oh no, posso accettarlo. E gli ho risposto, senti, 2 di loro sono già qui. So cosa sta succedendo. È stato un modo assurdo di cominciare la giornata, ma le ragazze erano così determinate e alla fine abbiamo scritto la prima canzone insieme. È successo proprio così. Le ragazze volevano estrometterci. Credo che le parole di Mel B siano state «Ciao, non vogliamo più vederti» e mi ha sbattuto il telefono in faccia, tutto qui. A quel punto ho installato uno studio in casa, così quando venivano rimanevano da me e lavoravamo in casa. Era un vero caos, c'era un rumore continuo. Immaginatevi quelle 5 ragazze in una villetta a schiera a Sheffield. È stato il delirio più totale. Le ragazze sono elettrizzate all'idea di scrivere le loro canzoni, ma adesso non hanno un manager. Chi aiuterà a realizzare il sogno di diventare famose? Nel dicembre del 1994, il gruppo pop femminile inglese Spice è impaziente di firmare un contratto discografico. Ma il futuro appare incerto, i componenti hanno appena licenziato i manager che si rifiutarono di offrire loro un contratto. Adesso hanno bisogno di un nuovo morso. Sì. Wow! Che stronzo. Il potenziale commerciale del gruppo. Beh, stai buono. E mo andiamo giù però. Chris e Bob Herbert, il loro manager prima dell'arrivo di Simon Fuller, perché ti ha dato un morso a papà? Gelosi a farsi da parte. Almeno questo era ciò che dicevano in pubblico. Chissà quanta angoscia hanno sofferto in privato. Simon aveva ottenuto qualcosa che non era mai stata fatta prima. È stato un genio del marketing.